E ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vediamo come registrare con un microfono a condensatore in un ambiente non trattato. Però vogliamo che il suono sia il più asciutto possibile, in maniera di poter lavorare nel miglior modo possibile in fase di mix. Non utilizziamo un widescreen, non utilizziamo un filtro PF8, tipo questo che ho dietro di me, ma useremo un modo molto spartano, davvero home recording, e a costo zero. Costruiamo la nostra cabina. E quindi eccoci qui dentro il mio armadio. Ho messo il microfono in maniera che possa stare il più all'interno possibile e adesso sentiamo. Faccio senza cuffia. Prova. Questa è una prova. Questa è una prova. Questo è tenendo soltanto il microfono in questa maniera. Proviamo adesso invece con anche la coperta dietro le spalle. Oh, sarebbe comodo se avete qualche cosa per tipo pinza per fissarlo. Non lo metto teso, così lascio anche un po' di curve. E vediamo, sentiamo la differenza. Cercate ovviamente di mettervi in maniera che non fate rumori con la coperta. Però sentite? Cioè io me ne accorgo già anche solo senza cuffia, già sento che la voce è più asciutta. Questa è una prova. Prova. Questa è una prova! Prova! E voi, come lo sentite? Prova. Questa è una prova. Questa è una prova! Questa è una prova. Prova. Questa è una prova! Prova! Ed ecco qui. Come avete sentito, la differenza c'è. Non è abissale. Nelle parti basse la differenza è molta. Nelle parti alte si sente un po', anche avendo la coperta dietro la schiena, un po' di riflessione. Ma questo perché ho usato una coperta comunque in pile. Anche se è pile pesante, però è comunque una coperta un po' leggera. Se invece usaste una coperta più spessa, tipo i piumoni, quelli in piume d'oca, il suono sarebbe molto più asciutto. Però anche così, insomma, riusciamo a gestire abbastanza bene le riflessioni. E voi come l'avete sentito? Cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!